candidate a questo campionato europeo dei pesi super welter, da Bergamo, Luca BergamoBomber Messi! Ex campione del mondo IBF, 69 kg e 700 al peso. All'angolo rosso il campione europeo dei pesi super welter, Michele Gentleman! Ho iniziato che avevo 17 anni e ho cominciato principalmente perché mi piaceva fare uno sport dove avrei potuto distinguermi. Sono andato in palestra col pensiero di entrarci da ragazzo e uscirci da campione. Ho avuto un'ottima carriera di insegnante, oggi c'è Luca, è professionista, ho fatto due categorie, dei welter e super welter, che poi in Italia, però quello che ci interessa a noi adesso è di vincere questo europeo, che è quello più importante ancora. L'anno scorso abbiamo fatto il mondiale, che era importante anche quello, ma questo oggi lo ritengo ancora più importante, quello di quello che è già andato, adesso vogliamo questo. Ho iniziato a lavorare nella fonderia, nel Mazzucconi, negli anni 90. È una delle cose che odiavo di più di tutta la giornata lavorativa, è la cosa più pesante, cominciare la giornata dovendo rendere conto questa macchinetta, era la cosa che più mi deprimeva di tutto. La fabbrica è stata quella spinta in più che mi ha dato la facoltà di capire, insomma, che non era la mia vita, che poi me l'ha fatto capire meglio. È stata una brutta esperienza che ho avuto quando sono tornato dal militare. Sono tornato sempre nella fonderia dove lavoravo e mi hanno obbligato ad andare a lavorare in un'altra sede di questa ditta, il direttore. Quando io gli ho detto perché io voglio stare qua, ho fatto domanda qua, lui mi ha risposto chiaramente: tu qui sei un numero, non conti niente, qui decidiamo noi quello che devi fare. E da quel giorno ho capito, io in fabbrica non ci lavorerò mai più. Ciao. Adesso andiamo su in Maresana, che è dove vivo praticamente da due mesi, dove sono in ritiro. Mangio qualcosina e poi mi metto a letto fino alle 4, poi torno a allenarmi alle 5 e mezza, 6, dopo allenamento 8, 8 e mezza, torno su, mangio e alle 9 e mezza mi metto a letto. Sì, ti manca un po' la compagnia, ti manca un po' il fatto di magari chiacchierare un po' con gli amici, di ridere, scherzare, però sei così concentrato nella cosa che devi fare che non ne fai a meno tranquillamente. Questo è un etto, noi ne mangiamo mezzo etto. Oggi esagero, ci metto anche il dolce. Aspetta. Un cartuccio. Da due mesi i miei pranzi sono questi. Diciamo che il primo mese di dieta faccio una dieta iperproteica che ti permette di calare molti chili abbastanza velocemente. E dopo, quando cominci a avvicinarti al peso, cominci anche a fare una dieta un po' più mista, insomma, dove mangi anche carboidrati, proteine, pasta in bianco, riso in bianco. Nell'alimentazione siamo un po' come in tutta la vita, passiamo da un eccesso all'altro. E io non col mangiare, io o mi privo di tutto o mi affogo di mangiare.
un grande vento, una grande cornice, Milano, il Vigorelli, fa bene alla box. Sì, fa bene alla box sicuramente, fa bene a tutto lo sport italiano. Come sempre trascinerai con te un grande pubblico a sostenerti. Sì, la città di Bergamo ha preparato parecchi pullman che partiranno proprio giovedì per venire a sostenermi. E ho fatto proprio un'esibizione, un allenamento pubblico sabato nel centro città. Ma facciamo un striscione.